Giovedì 1 settembre 2016, Teleradio Stereo 92.7, Riccardo Angelini e Gabriele Ziantoni in vostra compagnia fino alle ore 14. Diamo il buongiorno, è un grande piacere, un grande privilegio averlo con noi in diretta al direttore generale della S Roma, Mauro Baldissoni. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore, chiaramente non la terremo fino alle 14, noi saremo fino alle 14, ma lei risparmieremo questa cosa. Direttore, buongiorno, noi la chiamiamo innanzitutto per parlare con lei di questa bella iniziativa, di questo evento che state organizzando per sabato, questa partita che poi servirà a tante altre cose che lei adesso ci spiegherà, direttore. Sì, io vi ringrazio per questa disponibilità. Noi abbiamo organizzato qualche mese fa questo incontro nell'ambito delle iniziative assunte per celebrare il Giubileo della Misericordia per volere il Santo Padre in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, che ha l'incarico di gestire tutte le attività del Giubileo. E per noi era già un piacere poter organizzare una giornata allo stadio dedicata alle famiglie e ai bambini, che culminerà con questo incontro amichevole contro il San Lorenzo di Almagro, squadra che viene a visitarci dall'Argentina e che sapete tra l'altro è essere la squadra del cuore del Santo Padre nella sua gioventù. E partita che noi giocheremo tra l'altro anche vestendo il logo del Giubileo. Nel frattempo è accaduto quello che tutti sappiamo, quindi questa immane tragedia. Mi riferisco ovviamente al terremoto del centro Italia, quindi si è anche pensato se fosse opportuno svolgere ugualmente una giornata di sport e di celebrazione in un contesto così drammatico, e poi la riflessione ci ha portato a pensare che anzi dovessimo sfruttare questa opportunità per cercare di dare un contributo, di dare il nostro aiuto. Aiuto che sarà ovviamente economico, perché noi dedicheremo tutto quello che incasseremo da questa giornata, ma non solo, anche donazioni che stiamo raccogliendo anche all'interno della squadra alle vittime del terremoto e alle istituzioni e ai comuni che dovranno occuparsi ora della ricostruzione, ma comunque riteniamo importante dare anche un messaggio di vicinanza emozionale a queste popolazioni, e per questo invitiamo quanta gente possibile a venire allo stadio sabato alle ore 18 per in qualche modo far sentire una presenza di persona fattiva oltre che simbolica nella celebrazione di quello che è appunto un'idea di famiglia, e in questo caso dobbiamo considerarla in senso allargato, quindi non soltanto la propria famiglia individuale, ma una famiglia allargata che possa abbracciare anche le vittime di questa tragedia. È una giornata che comunque manterrà un contenuto di festosità, perché ripeto, porteremo tanti bambini nel parco del Foro Italico con iniziative ludico-sportive, quindi ci saranno giochi, intrattenimento, pensato tra l'altro per un'interazione tra genitori e figli, il culmine sarà ovviamente questa partita. Tra l'altro nell'intervallo della partita ci sarà anche un intermezzo musicale, perché ci sarà un mini concerto di Alessandra Amoroso che verrà a cantare, anche lei la ringraziamo per aver deciso di collaborare a questa iniziativa e contribuire in qualche modo all'obiettivo che riteniamo comunque doveroso assumerci. Direttore, al di là il messaggio credo sia più o meno questo, al di là della grande solidarietà, perché uno potrebbe comprare, non so, magari 10 biglietti, 20 biglietti e contribuire a livello economico, quello che la Roma vorrebbe, se non ho capito male, invece è una grande proprio partecipazione di pubblico, perché farebbe comunque le due cose, no? Grande sostegno, grande disponibilità, però grande anche giornata di festa, quindi abbinare le due cose. Sì, esatto, ed è una forma di partecipazione, quindi ovviamente ci sono bisogni essenziali a cui si fa fronte attraverso contributi economici, e ripeto, se ne raccolgono dappertutto, quindi anche nel mondo Roma, ma oltre a questo riteniamo veramente essenziale dare un contributo emozionale di partecipazione, cioè, noi vogliamo dare testimonianza, esserci. E come abbiamo già annunciato, questa non sarà un'iniziativa isolata, ma vorremmo mantenere il contatto con le istituzioni dei comuni colpiti, li inviteremo a Roma anche successivamente e vorremmo condividere con loro quelli che sono gli obiettivi di ricostruzione per la destinazione di tutto quello che ricaveremo. Quindi
abbiamo in animo di mantenere comunque un contatto che vada oltre l'emergenza del momento, dell'oggi, e che possa essere ricolato appunto da una partecipazione emotiva di tutto il mondo Roma, di tutta la famiglia della Roma, di tutte le famiglie della Roma che verranno in qualche modo a celebrarsi in questa giornata. Ovviamente c'è il sostegno del Pontificio Consiglio e del Santo Padre comunque parteciperà a questa iniziativa in un modo o nell'altro. C'è in programma un'udienza delle due squadre dal Santo Padre ovviamente l'obiettivo che ci siamo dati anche in costanza di questa tragedia rende ancora più sentito il suo coinvolgimento. Direttore, cambiamo leggermente argomento, passiamo da uno stadio che esiste ormai da un sacco di anni come lo Stadio Olimpico, che sarà appunto scenario di questa bellissima amichevole con il San Lorenzo, a uno stadio invece che si dovrà costruire e che il cui progetto, finalmente il dossier stadio, è passato dagli uffici del comune a quelli della regione, con una serie di polemiche all'interno delle quali però non vogliamo entrare. La Roma, rispetto al passaggio dei documenti dal comune alla regione e in attesa dell'apertura della conferenza dei servizi, in che posizione si pone? Di semplice attesa? È un'attesa fattiva, però, perché si lavora tutti i giorni a un progetto così grande, ci si lavora tra l'altro ormai da 3 anni abbondanti, si sono spese energie, professionalità e anche denaro, e riteniamo che il progetto sia veramente di avanguardia, quindi un progetto che merita molta attenzione, perché sarà non soltanto utile al futuro della società calcistica S Roma, ma potrà in qualche modo contribuire allo sviluppo della città. Siamo quindi molto fiduciosi dell'apprezzamento di questo progetto anche nelle successive fasi di approvazione che ora riguarderanno la conferenza di servizi, quindi tanti enti all'interno della Regione Lazio. Ripeto, voglio esprimere fiducia per quello che è il valore del progetto e del lavoro svolto fino ad oggi, e rinnovando sempre la collaborazione alle istituzioni che continueranno ad occuparsene per portare a termine la fase progettuale. Guardi, voglio entrare un pochettino in un ambito un po' più specifico, perché come sa noi raccogliamo un sacco di idee, di pensieri, di a volte critiche, a volte elogi invece da parte dei... Oddio! A volte anche elogi, dai Riccardo, da parte dei tifosi, e in tanti si lamentano del fatto che lo stadio della Roma non sarà propriamente della Roma, ma sarà di una società legata alla Roma e che la Roma dovrà pagare l'affitto, e si chiedono come entreranno nelle casse della Roma i soldi derivanti dal match day, dai concerti che verranno organizzati, da una serie di iniziative che verranno appunto organizzate. Quei soldi che dovrebbero in qualche maniera diminuire la differenza con le società che hanno lo stadio di proprietà, insomma, come verrà sfruttato? Che ne ricaverebbe la Roma per poter poi agire su tutte quelle le cose che purtroppo stanno più a cuore ai tifosi? No, ma è evidente che innanzitutto lo stadio è un'occasione per aumentare significativamente i ricavi. Posso citare delle stime che sono uscite attraverso studi fatti negli anni su due esempi, che sono per esempio lo stadio dell'Arsenal, degli Emirates, che ha favorito un aumento del 111% dei ricavi da stadio per quanto riguarda l'Arsenal, ma il caso più recente in Italia è lo Juventus Stadium, favorito un aumento di ricavi da stadio del 175% anno su anno per la Juventus. Questo, ripeto, sono cifre che girano da studi specifici di settore, quindi immaginate quanto può favorire l'incremento dei ricavi. Questi ricavi ovviamente verranno destinati in parte al ripagamento dei finanziamenti necessari a costruirlo, e il resto verrà riversato sulla società di calcio. Questo è il grande vantaggio che se ne ha. Il tema della proprietà è semplicemente un tema tecnico, perché è necessario costruire una società nuova che possa portare a termine il progetto, altrimenti il progetto non sarebbe di per sé finanziabile. Ripeto, è un aspetto tecnico, si chiama project financing, vale per qualsiasi tipo di infrastruttura che viene costruita, si crea un veicolo nuovo, perché altrimenti una società già operativa che ha tutti i suoi rapporti di dare e avere già in corso non renderebbe possibile finanziare un progetto così grande. Chiaro. Ma al di là della tecnicalità, i flussi di cassa verranno direzionati al ripagamento dei finanziamenti e il resto al rafforzamento patrimoniale della società. Questo, ripeto,
guardando facilmente agli esempi che vi ho citato, ma possiamo guardare tutti gli esempi di cui hanno beneficiato le squadre con un nuovo stadio, porterebbe ad un incremento sostanziale e decisivo dei ricavi, perché l'unica frontiera su cui dobbiamo batterci per competere ad alti livelli è quello dell'aumento dei ricavi, ovviamente. Direttore, io le chiedo scusa anticipatamente perché in qualche maniera noi l'abbiamo chiamata e le abbiamo detto che volevamo giustamente, e lo facciamo davvero con molto piacere, parlare dell'evento di sabato, che poi è la priorità comunque, però io ce l'ho qui al telefono e io non la posso salutare, ringraziarla e non farle qualche domanda che sta a cuore a me e che comunque starebbe a cuore anche ai tifosi. Lei me lo concede qualche altro minuto ancora? Prego. Allora, io vivo una situazione da privilegiato perché non sono esattamente un giornalista, sono un tifoso che si è ritagliato uno spazio e quindi mi posso permettere alcune considerazioni da tifoso, non trascurando però la responsabilità che comunque, pur non rappresentando nessuno, a loro mi rivolgo e qualcuno potrebbe credermi quando magari esprimo delle considerazioni. Quando io parlo della Roma, non io in quanto io, perché lei magari mi conosce e non mi conosce, direttore, quanto sono al corrente, quanto racconto ai tifosi la realtà della Roma, in percentuale quanto io so della Roma quando ne parlo? Beh, non mi dispiacerebbe deluderla, ma immagino molto poco, nel senso che va così per tutti necessariamente, nel senso che l'attività che si svolge quotidianamente all'interno della società è obbligatoriamente riservata. Quello che arriva all'esterno e che viene riportato dai commentatori è ovviamente una parte minuscola, tra l'altro colta con un angolo di prospettiva che è quello possibile da chi riesce a ottenere qualche notizia, necessariamente quindi non può essere vicino alla realtà. Tra l'altro forse c'è anche un po' una colpa nostra se non riusciamo a comunicare e raccontare nella maniera più ampia e corretta quello che facciamo. Noi ci stiamo provando, abbiamo investito tanto in risorse nel settore media, quindi abbiamo una piattaforma che produce contenuti e cerca di trasferire all'esterno quello che realizziamo attraverso canali TV, radio e piattaforme social come da schemi della più moderna comunicazione. Però evidentemente non siamo ancora abbastanza bravi da far arrivare tutto quello che questa società in questi anni ha provato a realizzare, anche se devo dire che noi giriamo quotidianamente sia in città che fuori città, all'estero, nell'ambito di quello che è l'attività che quotidianamente svolgiamo, incontriamo tantissimi tifosi e riceviamo, devo dire, anche molti apprezzamenti per tutto quello che questa società sta facendo e che viene percepito in ogni caso all'esterno. Mi rendo conto che magari qualcun altro può percepire o ricevere informazioni magari meno complete o meno positive e quindi magari focalizzarsi su quello che può essere un'aspettativa di risultati sportivi che ancora non è stata sufficientemente gratificante, anche se quello che dobbiamo sottolineare è che questa società sta cercando di migliorare anno per anno anche dal punto di vista sportivo, ma non sta soltanto provando, ci sta anche riuscendo, perché questa società viene da due secondi posti e un terzo posto a due punti dal secondo, con tre anni di qualificazione alla Champions League, due anni di diretta, uno attraverso il playoff che purtroppo abbiamo fallito in queste ultime settimane, che quindi ci riporta un passetto indietro, ma comunque continuando a rafforzare quello che è il patrimonio tecnico della squadra. Non è un percorso che si esaurisce in un giorno, non è neanche un percorso facile, quindi pur mantenendo tutti noi l'obiettivo, quello di vincere dei trofei, sappiamo che per arrivarci bisogna lavorare tanto e bisogna costruire passo dopo passo. Anche perché vince uno soltanto e bisogna anche confrontarsi con realtà diverse dal punto di vista, come abbiamo detto prima, ad esempio dei ricavi delle strutture a disposizione. Quindi è un lavoro che procede, sotto diversi aspetti, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista tecnico-sportivo. È un lavoro che secondo me ha già mostrato dei risultati nei progressi ottenuti in questi anni, ma che certamente non riteniamo completato, è ancora lungo e che però continuiamo a svolgere giorno dopo giorno.
Direttore, le chiedo scusa, in questo processo di crescita, che peraltro credo che aziendale ci sia stato, magari non tutti i risultati che lei, peraltro qualcuno l'ha elencato, vanno di pari passo al processo di crescita dell'azienda, ma non c'è il pericolo che in questo processo, anche di rendere molto più internazionale il marchio, quindi una società proiettata, presumo, lei mi corregga se sbaglio, al futuro, voi abbiate rischiato di perdere qualcosa nel passato, cioè nel senso, perché i tifosi vi sentono così distanti? Ma forse perché noi parliamo poco, e mentre molti altri ci raccontano, e magari qualche volta non in maniera corretta, mi lasci dire. Su questo discorso del passato, mi riferisco esattamente a questo, ma noi siamo arrivati e abbiamo dal primo giorno cercato di riallacciare e rafforzare i legami con la storia della Roma, che devo dire abbiamo trovato piuttosto carenti. La Roma non aveva un archivio quando siamo arrivati, non aveva documentazione della sua storia. Abbiamo avviato un percorso che ci ha portato ad esempio a recuperare più di 900 oggetti di significato storico, che stiamo ovviamente raccogliendo in ottica della costituzione del futuro museo della società. Abbiamo recuperato più di 75.000 foto che raccontano la storia dal 27 al 98, perché avevamo a disposizione zero immagini che documentassero quegli eventi. Zero non è un'approssimazione, il numero corretto. Abbiamo proseguito quindi nella ricostruzione di tutto quello che servirà a raccontare in maniera corretta la storia di questa società. Abbiamo ripristinato un legame molto forte con quello che sono i protagonisti della storia della Roma, parlo ovviamente dei giocatori innanzitutto. Abbiamo avviato un progetto che si chiama Progetto Hall of Fame, che voi conoscete benissimo, che non soltanto porta ogni anno a votare e acquisire all'interno della Hall of Fame i giocatori più rappresentativi della storia, ma tutti quelli che hanno giocato almeno una partita con la maglia della Roma sono stati inseriti in questo progetto, hanno ricevuto comunicazioni ufficiali della società, sono ammessi allo stadio ogni settimana a seguito di una semplice loro chiamata per chiedere di poter venire accompagnati allo stadio, sono ricevuti all'interno di una sala ospitalità e fanno parte delle attività che settimanalmente si svolgono allo stadio, ma sono anche sempre i benvenuti a Trigoria quando decidono di venire. Io ho delle lettere bellissime che ho ricevuto da decine di questi ex giocatori, ma che vanno anche nell'indietro nella storia. Faccio nomi un po' così a caso, senza voler dare un ordine di preferenza, ma giusto per far capire il livello di richiamo storico. Ho ricevuto lettere da Schnellinger, da Pizzaball, da Orlando, che commossi ringraziavano per questo coinvolgimento rinnovato nella vita della società. Abbiamo cercato di omaggiare la storia, abbiamo dedicato il campo di gioco della Primavera ad Agostino Di Bartolomei, abbiamo cambiato l'indirizzo della sede sociale, che è oggi piazzale Dino Viola, non è più via di Trigoria chilometro 3,600. Abbiamo cercato di ricostruire il legame con dei luoghi storici, ad esempio il campo del Tre Fontane, dove vi posso annunciare stiamo lavorando con gli imprenditori che hanno in gestione quel campo per riuscire a rimetterlo in condizione di ospitare le partite ufficiali della Primavera, sia in campionato che in Youth League, già a partire dal prossimo mese di ottobre. Campo in cui ci auguriamo potremo anche ospitare alcuni allenamenti della prima squadra per poter far accedere il pubblico, perché oggi a Trigoria è molto difficile far entrare il pubblico ad assistere anche ad un allenamento, per motivi sia di sicurezza che di stabilità delle tribune, che di lontananza delle tribune dai campi di allenamento della prima squadra. Tutte queste sono iniziative che le sto così enunciando come vengono in mente, quindi senza magari essere esaustivo, senza ricordarle tutte, ma che confermano la grande attenzione che questa società, da quando è arrivata, ha prestato proprio ai legami con la città e con la sua storia. Legami con la città che cerchiamo anche di rafforzare con tutte le iniziative di beneficenza o in generale di carità sociale che la nostra fondazione, che abbiamo costituito allo scopo, porta avanti nel territorio della città, per cercare di restituire al proprio territorio tutti i benefici diretti e indiretti che il territorio, attraverso la gente, i tifosi della Roma portano alla società. Quindi l'impegno è tanto, qualche volta potremmo
riuscire meglio, qualche volta riuscire peggio con i risultati di questo di questi sforzi, ma gli sforzi non mancano senz'altro. Direttore, se io tifoso non riesco ad apprezzare quello di buono che voi fate, se io tifoso mi sento un pochino, diciamo così, trascurato perché la storia della curva non ha trovato ancora oggi A voi non viene il sospetto che il vostro linguaggio, per linguaggio non intendo il fatto che si parli inglese, che la società sia di proprietà americana, il linguaggio quello del tifoso, del romano, che voi usiate un linguaggio poco comprensibile per me il tifoso? Di fatto, se io sento, perché io qui leggo, percepisco, peraltro poi le devo chiedere un'ultima cortesia se lei me la consentirà, leggo il malumore oggi chiaramente per il mercato che viene definito un mercato, questo poi lo sapete voi, e comunque io non posso obbligare il tifoso ad essere contento di una cosa che non è contento, ma non vi viene il sospetto che in questi anni voi, ripeto, forse presi da sto processo di crescita, usiate un linguaggio che è poco comprensibile ai tifosi? Ma ripeto, intanto noi parliamo poco, nel senso noi parliamo in circostanze ufficiali. Oddio, voi direttore, insomma il presidente qualcosina gli scappa, sì, no? Sì, ma anche lui non è, al di là di qualche breve messaggio che può mandare dopo il partito, non è che anche lui fa tante interviste o tante conferenze. Ma questo perché cerchiamo di lavorare sui fatti e di stabilizzare la gestione di questa società prima di poter raccontarla, no? Ma, però può essere un limite, come dicevo prima, di non aver trovato il giusto canale di comunicazione, o meglio di aver cercato un canale di comunicazione ufficiale che comunque si confronta con tanti altri canali di comunicazione sulla Roma che magari, come diciamo prima, hanno un punto di vista, diciamo, meno privilegiato perché è esterno e non interno. Però non ho una risposta, nel senso questo il messaggio che arriva è più un tema che riguarda il vostro modo di percepirlo, e quindi siete voi a dirlo a me, fatico io a dirlo a voi. Quale può essere il livello di percezione o la ragione del fatto che magari si comunichi non in maniera perfetta quello che vogliamo fare o quello che stiamo facendo. Direttore, una domanda sul mercato. Avete fatto quello che avevate come strategia? Vi è sfuggito qualcosa? Vi siete persi qualcosa? Pensavate di poter far meglio e qualcosa poi non è andata come doveva? No, premesso che si può sempre far meglio e che non si riesce mai a fare tutto quello che si pensa, questo glielo do come un fatto, avviene ogni sessione di mercato. La realtà è che noi avevamo come obiettivo quello di rafforzare la difesa, e questo l'abbiamo fatto ormai già da diverse settimane. Nella parte finale del mercato era in uscita chi non rientrava nei piani, ma già dall'inizio dei piani tecnici della squadra, e come dicevamo avremmo colto un'opportunità se si presentava, ma come opportunità intendo dal punto di vista tecnico, qualcuno che potesse effettivamente dare un contributo di qualità. Avevamo identificato ad esempio in Wilshere che poteva essere un giocatore che faceva a casa nostra, ma al di là di questo, visto che comunque non è stato possibile completare quel trasferimento perché il ragazzo ha deciso di restare in Inghilterra, per il resto noi quello che volevamo fare l'abbiamo fatto. Direttore, le vorrei chiedere un'ultima cosa. Non è obbligato ad aderire, e per rendere credibile non la sua posizione evidentemente ma la mia, perché io poi conosco il mare dove nuoto, per rendere credibile la mia posizione, lei accetterebbe un paio di telefonate da due nostri ascoltatori, ai quali non chiederò né filtro né numero di telefono né niente, chiaramente affidandomi evidentemente al buon senso, all'educazione dei romani e dei tifosi romanisti? Lei l'accetterebbe? Lo so che non gliel'avevo detto, so di fare una cosa. Più che altro stiamo andando un po' lunghi con i tempi, però se facciamo velocemente sì. Allora chiedo scusa, Francesco, 06 88 52 18 14, non chiedere numeri di telefono, non chiedere niente per rendere credibile questa cosa. Chiaramente mi affido al buon senso degli ascoltatori. Grazie direttore, le chiedo scusa. Ce l'abbiamo? Un attimo solo. Pronto? 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 Buongiorno. Mi dai il tuo nome per favore?
Gianluca, buongiorno Riccardo. Gianluca, qui c'è Riccardo Angelini, c'è Gabriele Zantoni e c'è il direttore Mauro Baldissoni. Buongiorno direttore. A te chiedo solo Gianluca e mi va bene così. Prego. Senti Gianluca, ti abbiamo chiamato noi o hai chiamato tu? No, ho chiamato io, Riccardo. Ti abbiamo chiesto il numero di telefono? No, assolutamente. Ti prego. Anche perché non sarò tenerissimo, sempre nella, dunque ciò dimostra la vostra. Vai. Direttore, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto è un onore parlare con lei, anche se io faccio parte dei tifosi che non sono felicissimi della gestione, e le dico una cosa. Allora, da ignorante le vorrei chiedere la posizione della società sulla curva sud, perché traspare che la società Roma si è mossa poco verso le autorità per difendere i suoi tifosi. Grazie Gianluca. Solo questo? O posso farne un altro? Beh, io non posso violentare più... Chiedo scusa direttore, faccia contenti i tifosi della Roma. Forza Roma. Grazie Gianluca. Direttore. Sì, allora, questo per esempio è uno di quei casi in cui, no, quello che dicevamo prima, quello che fa la società non è necessariamente conosciuto all'esterno, ma magari non è neanche raccontato, o magari non c'è interesse a raccontarlo. La società si è molto interessata dei propri tifosi e ha avviato un dialogo dal primo minuto in cui è venuta a conoscenza delle misure di sicurezza che la questura e la prefettura, ma sul lavoro, sul suggerimento della questura, aveva deciso di adottare, giustificate da motivi di sicurezza e di salute, quindi di protezione della salute pubblica. Questo è l'origine di una serie di provvedimenti. Quindi noi, appena siamo stati informati, abbiamo cominciato ad avviare un dialogo, perché ritenevamo non utile, non corretto, non il modo migliore per gestire queste tematiche, quello di frammentare il settore dello stadio per vari motivi, ma non ultimo quello di visibilità, non ultimo quello del fatto che la società ci ha rimesso 1200 posti per curva normalmente venduti in abbonamento, oltre al fatto che ovviamente questo rendeva molto peggiore la fruizione dello spettacolo per i tifosi e la creazione di quell'atmosfera che è sempre stata il motivo principale per recarsi allo stadio, perché tra vedere una partita in televisione e vedere una partita in diretta allo stadio la differenza la fa l'atmosfera, e ve lo dice una persona che ha passato 16 anni in Curva Sud da abbonato. Quindi è evidente che non è l'idea che abbiamo noi della fruizione dello stadio. Tra l'altro abbiamo parlato prima del nuovo stadio della Roma, il cui progetto ha una caratteristica architettonica unica, particolare e specifica, che è quella della valorizzazione della curva sud come settore a sé stante, che addirittura viene separato dal resto del catino e che in qualche modo è il motivo architettonico predominante di tutto il progetto dello stadio. Quindi è evidente che noi puntiamo molto sulla creazione di quella atmosfera che riteniamo il motivo principale per godersi lo spettacolo dello stadio. Quindi pensare che noi non ci stiamo battendo perché si ripristini una condizione che favorisca lo sviluppo di questa atmosfera è ovviamente una sciocchezza. Detto questo, sappiamo che se le forze di sicurezza hanno delle motivazioni appunto di sicurezza e di ordine pubblico per portare avanti delle iniziative che nella loro sfera di competenza ritengono necessarie, noi dobbiamo cercare di combinare le due esigenze e cercare di far sì che si possa garantire la sicurezza negli stadi senza penalizzare la fruizione dello spettacolo e la creazione dello spettacolo attraverso quell'atmosfera di cui parlavamo prima. Beh, ritengo che l'obiettivo su cui noi abbiamo sempre insistito e battuto molto nelle nostre discussioni con le forze di sicurezza, ma che loro stessi non rigettano, ma anzi condividono, è quello che si debba raggiungere una situazione in cui è possibile l'eliminazione di tutte le barriere, perché la fruizione dello stadio deve essere una fruizione aperta a tifosi e famiglie che in qualche modo possano sentirsi al sicuro e gioire dello spettacolo. Quindi questo è l'obiettivo su cui ci stiamo muovendo, su cui stiamo insistendo. Purtroppo siamo ancora in una fase di stallo
perché dopo le polemiche dello scorso anno la questura si aspetta l'ingresso dei tifosi allo stadio per in qualche modo accertarsi che non avvenga nessun ulteriore evento che possa in qualche modo portare minaccia alla sicurezza prima di poter rimuovere le barriere, mentre al contrario i tifosi non vogliono rientrare fino a che le barriere sono presenti. Questo è uno stallo ovviamente che penalizza la società oltre che i tifosi, e quindi ovviamente non ci può far contenti in nessun modo, e sul quale il nostro dialogo con questo va avanti. Ovviamente sono tematiche delicate, sono discussioni che avvengono nelle sedi opportune e che non necessariamente sono riportate interamente all'esterno, ma questo non vuol dire che qualcuno possa raccontare serenamente, come ha fatto per lunghi mesi, che questa società non si sta battendo per i propri tifosi. È un'emerita sciocchezza. Direttore, l'ultima, poi le chiedo scuse, poi la lasceremo giustamente, so di averla violentata. Prego, pronto? Buongiorno Francesco, buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti e buongiorno al direttore. Francesco, buongiorno, dai. Prego. Allora, io la domanda anticipata al mio ascoltatore prima, ma ce n'è un'altra. Prego. Premetto che io non sono un pessimista, premetto che per me la Roma viene sempre e comunque davanti a tutti. Vorrei chiedere al direttore, io penso una cosa, sembra che la comunicazione fatta tra la Roma, società Roma, e i tifosi a volte sia gestita in maniera diversa, perché io sento molte persone, molti miei amici che parlano, quest'anno tanto dobbiamo vendere un giocatore per comprare qualche un altro, sembra che lo stadio sia diventata la certezza assoluta per la quale avere una squadra immensa. Vorrei chiedere al direttore, è questa la verità? Noi dobbiamo puntare esclusivamente allo stadio? Io penso di no, perché questa società sta dimostrando nel suo picco. La mia domanda è questa, perché molte persone hanno questo pensiero. Grazie. Grazie Francesco. Allora, Francesco, grazie, ma la prima risposta sta nei fatti di questi anni, nel senso che la Roma gioca ancora all'Olimpico, ma mi sembra che i giocatori arrivati in questi anni non sono certamente di secondo piano, prova ne è il fatto che molti dei giocatori della rosa attuale della Roma sono oggetto di attenzioni e di richieste da parte delle società più ricche e famose del momento in Europa, quindi evidentemente i giocatori sono stati acquistati indipendentemente dal nuovo stadio. È evidente però, come dicevamo prima, che un nuovo stadio consente di pianificare ricavi maggiori, o soprattutto un'accelerazione di ricavi che esponenzialmente più rapida rispetto alla normale crescita dei ricavi senza un'infrastruttura di proprietà, quindi evidentemente potrà aiutare enormemente lo sviluppo anche tecnico della società. Direttore, io la ringrazio davvero, per correttezza le dico, io sono tacciato di essere una sorta di difensore della Roma, quasi come se fossi uno stipendiato della Roma, io le dico che tutti i tifosi della Roma devono essere difensori della Roma. Sì, no, ma a parte questo io le dico che io sono difensore della Roma in quanto idea, in quanto la Roma, perché con tutto il rispetto, perché io so che lei è uno stimato professionista, direttore, lei oggi è il direttore della Roma, magari fra due anni farà un'altra cosa, quindi io non difendo la Roma perché lei è Baldissoni o perché il direttore sportivo è Sabatini o perché il presidente è Pallotta, io difendo la Roma come idea, ecco, mi sembrava giusto dirlo perché è una cosa che dico molto spesso in radio. Direttore, davvero grazie, le chiedo scusa per avergli fatto una sorta di sgambetto, perché alcune cose non l'avevo chiesto all'ufficio stampa, non avevo detto che le avrei fatto altre domande, mi sono presentato per la domanda sulla partita, che comunque rimane assolutamente una priorità. Ecco. Prego. In cambio di questa estensione allora della nostra chiacchierata, vi chiedo un impegno ulteriore per il resto della giornata nel promuovere questa iniziativa a cui noi teniamo tantissimo e che riteniamo fondamentale per chi ha subito l'enorme dramma di cui questi giorni stiamo parlando. Sarà una nostra premura. Assolutamente. Ringraziamo il direttore generale della S Roma, Mauro Baldissoni. Grazie e buon lavoro. Grazie direttore. Per la stagione. Grazie. A tutti quanti, anche a noi soprattutto. Grazie direttore.